Dove se non in Italia, o in Friuli Venezia Giulia, o ancora di più a Trieste, come luogo dove consolidare i rapporti diplomatici ma soprattutto economici con la Serbia? L'incontro di questa mattina al Generali Convention Center con il forum imprenditoriale tra i due paesi, inerenti a tematiche legate tanto alle filiere produttive quanto alla transizione verde e le nuove opportunità di collaborazione bilaterale, è da intendere senza dubbio come un momento importante per fare quadrato nei rapporti tra l'Italia e l'area dei Balcani occidentali, ma soprattutto per affrontare assieme opportunità economiche. I rapporti comunque già ci sono, vanno consolidati, vanno ampliati e vanno trovate degli accordi di partnership su temi diversi che riguardano l'economia dei due paesi. Il ministro Pichetto ha affrontato il tema del nucleare, parlando di un percorso speculare che stanno svolgendo i due paesi sul fronte della ricerca e della sperimentazione. Per quanto riguarda il commercio estero, le esportazioni dall'Italia verso la Serbia ammontano a circa 2,3 miliardi nel 2023, in crescita rispetto agli anni passati. Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha posto l'accento sulle filiere produttive, con l'opportunità di avvicinare fabbriche e imprese migrate verso il Far East proprio nei territori dei Balcani. Noi dobbiamo pensare di una forte collaborazione con quest'area geografica, penso in particolar modo per tutte le attività di nearshoring, cioè il riavvicinamento delle filiere produttive oggi consegnate a Cina, al Far East, che quindi condizionano direttamente l'economia, il modello produttivo, il modello lavorativo dell'Italia e dell'Europa. Alcuni tipi di pezzi di produzione a basso valore aggiunto sono insostenibili in Europa, dobbiamo avere questa consapevolezza. Sotto un profilo diplomatico e guardando allo scenario internazionale, per Fedriga occasioni come quella odierna sono preziose per ancorare la Serbia alla nostra democrazia. Motivo in più per favorire insediamenti produttivi legati all'Europa. Penso che siano dei passaggi importanti anche per legare la Serbia alle democrazie occidentali. Noi dobbiamo lavorare ovviamente con le diplomazie nazionali, fondamentale, ma i territori possono svolgere una parte importante per creare quei legami sia di business, sia di cultura, sia di persone che sono fondamentali per ancorare la Serbia alla nostra democrazia.